sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. Che mi ha detto, ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. Assumere qualcuno che mi aiuti a editare. Bene, siamo risaliti in moto. Oggi è stata impegnativa. Abbiamo usato tutte le batterie a nostra disposizione e questi video li vedrete nel 2050. Oppure qualcuno mi deve aiutare a editare per farli uscire un po' prima, tipo due a settimana. E sì, un po' prima. Sì. Andiamo. Vamos a casa a mangiare, che sono le 7.54 e ci sono 22 gradi. Ma ad agosto in Sardegna saremo morti di caldo. Per fortuna che l'Ogliastra è mare e montagna praticamente, e montagna anche alta. Guarda il tramonto, che un po' di montagne sono illuminate, un po' no. Sì. È difficile entusiasmarti, eh. Rispondi sempre, sì. Perché sono stanca. Ci credo, un po' stanco sono anch'io. Ma appena arriviamo mi stappo un Eknusa al limone. Che schifo. Oh, a me piaceva. No, ti giuro, non riesco a berla. A me è piaciuta tanto. Bevuta tipo tutta in un fiato. Io prendo una birra normale. Comunque eravamo in cima al passo. Adesso abbiamo iniziato la strada che scende. Tra 27 km / 51 minuti, ma dubito fortemente siano 51, saremo a Baunei. Da Baunei dopo siamo quasi a casa. Beh, da Baunei a casa quanto è? Ma un quarto d'ora. Fiancamento e superamento. Sorridi perché quella là sotto è accesa. Vabbè, allora il mio casco sorride già. Spettacolare veramente. Tra l'altro queste montagne qua quanto sono fighe. Sì, è vero, hanno gli alberi un po' sparsi qua e là. Ma guarda adesso che c'è il sole che sta tramontando, che le illumina di rosso. Sì, bello. Che freddo! 21 gradi? Mamma mia! Ma quanti chilometri sono? Mancano 22 a Baunei. Si infila così? Non se lo aspettava? No, stavo guardando il paese. Le abbiamo spremute oggi, eh. Minchia, se abbiamo spremute di bestia. Vedi, Tortoli 36. Si è spento l'interfono e Luna non mi sentirà più. Non mi senti? Non mi senti più? Bene, Eros non mi sente più. Che tristezza. Purtroppo non l'ho caricato prima di partire e mi sa che era già su tipo batteria media e non è durata tutto il giorno. Beh, perlomeno è successo abbastanza vicino a casa, altrimenti con le indicazioni stradali dovevamo andare a gesti.
immagino dritto verso Tortoli, di qua, sì, penso di sì. Mi fa le finte. La gente che mi guarda male perché c'è solo un unicorno. Che bello. Mega curvoni fatti al tramonto, top. Poi c'è questa brezza marina, anche troppa. Non avrei mai pensato che in Sardegna ci fossero questi 23 gradi, spettacolo. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. E sì, che mi ha detto, oh, ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. Si può alzare il volume che non si sente? E che cos'è? Una curva? E che cos'è, che cos'è, che cos'è? Adesso mi fermo ad aspettare Luna, sennò poi, poverina, senza anche l'interfono. Che strade che hanno questi sardi, attenzione. Comunque, fans, tramonto sulle montagne dell'Ogliastra. Ecco, lui sta parlando da solo. Guarda che bello, wow, top. C'è qualcosa, il casco probabilmente. A passare, grazie. Guardatela lì, che eleganza, che stile. Oh, una mucca. Mamma mia, queste strade deserte, che belle. Attention please. Eros c'è ancora, sì, in lontananza. L'ho distanziato un pochino, eh. No, mi ha ripreso subito. Cazzo friga me. Cazzo frega, me. Attenzione che mi passa. Porco, bella buca. Curva stretta a gomito. Ecco, ho preso un deltaplano proprio in centro alla visiera. Che cazzo fai? Mi si è scaricato l'interfono. Eh? Mi si è scaricato l'interfono. Lo so. Ah, ok. Ecco, merda, mi è entrata la terza. Ma come cazzo è possibile? Speriamo che non arrivi nessuno. Niente. Dopo 80 anni mi ha detto che gli si era scaricato l'interfono. Ma dai! Cazzo, non l'avevo capito, eh! Pensavo non mi parlassi apposta. Che prepotenza! Che bella prepotenza di strada! La luna, il tramonto, le moto. Mi piaceva il quadretto. Perfetto, siamo tutti accesi, anche luci di giorno. Comunque veramente bellissimo. Siamo quasi arrivati a Baunei. Dopo da Baunei a Tortoli è un attimo. Non vedo l'ora, sono ultra stanca. Guidiamo praticamente da stamattina alle 10. Ci siamo fermati solo per fare i soliti cambi batteria. E ci siamo fermati penso 20 minuti a mangiare un panino. Il resto della giornata è stato di guidato. Quindi sono KO. Domani spiaggia, lettino e dormo tutto il giorno. Però letto, lettino, mare, lettino e basta. È stato uno sbattimento venire qua giù in moto, perché oggettivamente venire in macchina è molto più comodo, soprattutto quando si imbarca in nave,
dove si lascia tutto in macchina, si sale su in cabina, belli sereni e pacifici. Invece in moto smonta giù tutte le borse. Poi sono pesanti da portarsi in mano fino alla cabina. Tutte le cacchio di scale dentro la nave, sudati marci, però ne valsa la pena. Guarda, mi trasferirei in Sardegna. Strade perfette, mare, ma che bello, clima perfetto. Spiaggia di Sussirboni, porco cane, imprevisti della diretta. 30 dicembre 2021, il mare è tipo così. Hanno detto che sembriamo turisti tedeschi mentre i locali sono in giro col berretto e il piumino. Vero però, che sono in giro col berretto e il piumino. Ma noi siamo speciali. No, noi, che noi siamo abituati a freddi ben peggiori. Certo. Questo per noi è primavera inoltrata.